prima di cantarci ed ho permesso, se questo luogo ci si può cantare, se questo luogo ci si può cantare. Se questo luogo ci si può cantare, allora noi stasera canteremo, se no vado le scuse e ce ne andremo via. Thank you.
Stasera festeggiamo. Pietro dice così, che la musica unisce, la musica ci ha fatto diventare molto amici. In questi anni ho desiderato tanto venire a cantare qui per i 100 anni di Pietro e venire a cantare le cose che a lui ha piacere di ascoltare, i canti popolari della nostra zona. Abbiamo iniziato proprio con le zampogne, con un canto di saluto, uno stornello di saluto. È proprio quello stornello che spesso, quando in questi anni ci siamo incontrati, lui mi chiedeva che io cantassi per lui. Ecco, stasera Pietro è con noi e ascolta le canzoni del nostro territorio, i nostri canti, le nostre storie, il nostro modo di stare insieme attraverso la musica, una musica popolare che ha una radice chiara e esplicita. È la musica dei contadini, è la musica dei pastori, è la musica di quelle classi per cui Pietro ha dedicato la vita e che noi non dobbiamo mai dimenticare, che questa, dietro questa musica ci sono storie di persone umili, però che hanno nella loro umiltà consentito il perdurare di una grande cultura, che nel nostro caso è una cultura che affonda nei secoli, perché questa tradizione non ce la siamo inventata ieri, è una tradizione antica. Queste mura hanno ascoltato tanti suonatori di zampogne e tanti suonatori e cantori. Quindi quello che noi cantiamo e lo facciamo con questi ragazzi, non è un caso che stasera a cantare gli stornelli all'antica, gli stornelli con le zampogne siano stati dei ragazzi, perché è il presente e il futuro di questa musica. È quello che Pietro mi ha sempre detto, che bisogna continuare a pensare la vita come un'esperienza di grande confronto e soprattutto attraverso la volontà di costituire un gruppo, di stare insieme. Ecco, vedrete stasera tanti musicisti, fra l'altro sul palco a un certo punto saremo in tanti proprio, un grande coro che canterà insieme con l'accompagnamento dell'orchestra. Questo per raccontare la bellezza del nostro, della nostra tradizione, della nostra cultura. E per questo, in questa prima parte, sentirete alcuni canti che appartengono proprio alla nostra storia, ad alcuni racconti. E ce n'è uno che mi piace di cantare perché lo canto spesso a Pietro, è la storia di un suonatore d'organetto che arriva in un paese dove la gente non ha voglia di stare a sentire nulla, la gente è chiusa, sta aspettando
nella solitudine che il tempo passa. Allora, siccome non si può suonare e cantare per se stessi, si deve suonare e cantare per tutti, questo cantore che si chiamava Lucano a un certo punto comincia a suonare e la canzone dice che a un certo punto avviene una grande magia, il suo organetto diventa enorme, grande, e dal mantice di questo organetto, questo mantice prende le strane forme di una sorta di organetto volante, una sorta, come potremmo dire, una specie di mongolfiera, e incomincia a volare, e la gente da prima impaurita, poi invece si avvicina e Lucano mette tutti insieme dentro questo grande e magico organetto e tutti volano in alto, lontano da quel paese che sapeva di malinconia, lontano da quel luogo che viveva di tristezza, insieme con la musica per fare compagnia, per fare comunione, nella funzione più bella e semplice che questo nostro modo di esprimerci abbiamo e ci hanno insegnato. Sentite buona gente una ta canzone, che quello che è successo non è falsità. A un paese che attacca è vicino, l'aria non si può più respirare, e tutta la giornata era una confusione, la gente non teneva chi da pregare, l'acqua si era fatta peggio dello vino, una morta lenta ma resteva pari. Lucano suonatore, passava là, a dove d'intorno che la moria, che la situazione è stata cagna, strilla per strada, famiglia, pisaglia, nessuno si confida da sta scuda, la gente non per forza lo solo morire, gli occhi sono coperti di infelicità. E la magia subito si va a scolpare, lo strumento cresce, diventa gigante, la gente capisce che si può salvare, da mille parti cominciano ad arrivare, Lucano di diamanti ce li fa sistemare, lo spazio ormai non è più abbastanza, c'è la grande razza per se ne scappare. La gente stipata, vecchi, mezzani, bambini, animali, gli occhi ricominciano ancora a brillare, quando per l'aria si inizia a volare, si va in alto, più in alto del cielo, lontani da un mondo che puzza di morte, l'organetto vola, la gente è sicura, e c'è un altro mondo senza più paura, l'organetto vola. La più forte!
Thank you.
Addio, addio, amore, esca la foglia, l'alberga dell'albero e le foglie. Addio, addio, amore, esca la foglia, l'alberga dell'albero e le foglie. Amare è bello.
Mai parlare fuori dalle mura di casa, perché sono storie molto feroci. In particolare sono storie che hanno riguardato soprattutto le donne e le ragazze. E il brano che viene raccontato, cantato in dialetto, poi riporta a quel terribile 1944. Quando su queste montagne arrivavano altri francesi, erano già arrivati nel 99, nel 799, arrivarono altri francesi, questa volta però avevano, non erano soltanto chiari di pelle, erano un po' più, come diceva qualcuno, abbronzati. Ebbene, è il racconto cantato di questo momento molto particolare, che in qualche modo ci introduce anche a quella che sarà la parte conclusiva di questo nostro spettacolo, che noi abbiamo voluto in maniera semplice e diretta anche collegarlo a un periodo storico che viviamo. Noi tra poco celebreremo i 70 anni della liberazione. Il 25 aprile è una data importante per tutta l'Italia e soprattutto è una data importante che i giovani devono conoscere. E noi un po' abbiamo dimenticato il valore di questa data e
diventato un po' così, una sorta di rito che pure è importante, però senza la conoscenza diretta tutto ciò diventa qualcosa di separato dalla quotidianità. Invece il canto popolare, la storia dei canti popolari ci riportano ad una dimensione quotidiana ed è il ruolo per cui continuiamo a fare questo mestiere da tanti anni, raccontare la storia attraverso la voce e le esperienze del popolo. Questa è la ballarella di Espedia. Yeah.
c'è un piccolo cambio di scena, come vedete. Bravi. Vi racconto che succede in questa seconda parte, che l'abbiamo pensata apposta per questa sera e che poi svilupperemo, lo dico per chi vive a Roma, è venuto da Roma. Il primo maggio noi facciamo da 8 anni questo grande evento al Parco della Musica, e dove Pietro, la prima volta che noi abbiamo fatto questo concerto 8 anni fa, è venuto, è stato con noi e ci ha dato, come dire, il là, come si dice in gergo, ai direttori, il direttore dà il là all'orchestra, ecco, lui ci ha dato questo là. È venuto a sentire il nostro concerto, ha incontrato il coro, ha incontrato tanti cantori popolari che vengono da tutte le parti d'Italia a raccontare il diritto al lavoro, perché senza il lavoro non c'è libertà, e il lavoro è la base di tutto il nostro modo di vivere e di stare al mondo. Senza lavoro non c'è dignità. Oggi più che mai cantare il diritto al lavoro significa cantare la necessità della libertà, e questo è quello che noi cerchiamo di fare da 8 anni. Ogni anno raccontiamo una parte dell'Italia che si esprime soprattutto in questo desiderio di vedere rappresentato il diritto alla libertà. Quest'anno, come ho detto prima, sono i 70 anni della liberazione, sono anche i 100 anni, ahimè, della entrata in guerra dell'Italia, la prima guerra mondiale. Su quello abbiamo già fatto un lavoro qualche tempo fa, un anno fa, ho fatto uno spettacolo dedicato ai canti della prima guerra mondiale, ma stasera faremo alcuni canti legati all'esperienza della lotta per la liberazione. E incominciamo però con un canto particolare, che è un canto legato all'emigrazione dalla fine dell'Ottocento, quando, dopo che fu fatta l'Italia, ahimè, gli italiani dovettero andare via, perché non c'era più lavoro, non c'era lavoro nell'Italia costruita, e quindi tanti partirono, molti andarono in America, al nord, al sud, e questo canto racconta la partenza degli italiani alla fine dell'Ottocento. Italia bella, mostra di gentile. Italia bella, mostra di gentile, i figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti in Brasile, non si ricorda più di ritornare. Ancor qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America. Ancor qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America. Il secolo presente qui ci lascia, il 1900 si avvicina, la fame ci ha indipinta sulla faccia e per guarire non c'è la medicina. Ogni volta si sente dire no, laddove la coppa del caffè. Ogni volta si sente dire no, laddove la coppa del caffè. Moniche di convento e cappuccini, e certi commercianti disperati di tasse non conoscono confini. Verrà un dì che anche loro dovranno capire da dove la conta del caffè. Verrà un dì che anche loro dovranno capire da dove la conta del caffè. Thank you.
una piccola augurio a Pietro. È l'augurio che esprime l'affetto che tutti noi qui abbiamo, quelli che lo conoscono come me e quelli che ne hanno sentito parlare come Giuliano, che suona la ceramella, il Veneto, eccetera, eccetera. Silvio. Silvio, Ciro, Massimo, tutti gli altri organetti, Eugenio, Lucio, Mirella, Giuseppe, Lucia, Luigi e Francesco. Attorno a me centinaia di musicisti. Alla fine del concerto la cosa che non riesco mai a fare è quella di presentarli tutti, però devo presentare la direttrice del coro che ha anche fatto l'elaborazione dei canti, che ha una vita come gli anni. E saluto di Marcella a nome di tutti noi. A Pietro Ingrao nel giorno dei suoi primi 100 anni. Ciao Pietro, siamo ancora qui con te per festeggiare un traguardo che pochi raggiungono. Tutti noi felici partecipiamo all'evento nel riconoscerti come una persona speciale in una data unica e rara, orgogliosi di poter dire io c'ero. Vi faccio portavoce dello stato d'animo di tutto il coro di Ambrogio e Annavita, nostri ineguagliabili maestri. L'attesa di questo giorno, già proclamata qualche tempo fa, ci aveva messo un'emozione nuova e pur tuttavia già conosciuta lo scorso anno. Tutti insieme abbiamo preso il pullman con un entusiasmo bambino per poterti gridare il nostro affetto e cantarti con tutto il cuore quella canzone che ami e che noi più di ogni altra volta eseguiamo con trasporto per fartela arrivare carica della nostra partecipazione. Memori del tuo passato che ancora ci accompagna nelle stanze della nostra memoria, auguri Pietro, un abbraccio cumulativo da tutti noi, che come vedi siamo proprio tanti. Sì. Continuiamo questo applauso per il grande, e non è soltanto un messaggio artistico, Ambrogio Sparagna. Caro Ambrogio, c'è arrivata adesso una notizia meravigliosa che voglio condividere con questo straordinario pubblico di Lenola, quindi chiamo il sindaco e il professor Anto Giovanni qui sul palco con me, unitamente ad Marrico Rosacco, e se c'è anche la signora Izzi. Quindi prego sindaco, un applauso al sindaco Marrico. Se non sbaglio questa è la quarta volta che tu sei qui, sempre con grande successo a Lenola, è vero? Questa è la quarta volta? Mi sa che verrai ancora, perché stasera il sindaco ha dato una notizia straordinaria. Da qui a qualche ora nella casa comunale, cosa farà in maniera ufficiale, quindi lo diciamo soltanto adesso in maniera ufficiosa, verrà consegnata la cittadinanza onoraria ad Ambrogio Sparagna. Sindaco dell'amministrazione comunale, ringraziamo Ambrogio Sparagna per questo concerto che ci ha voluto tenere stasera, capace sempre di trasferire delle grandi emozioni. La quarta volta che torna a Lenola, bisogna dire che in più di un'occasione come questa torna gratuitamente e lo fa per la figura del presidente Ingrao e per la comunità di Lenola. Ringrazio la famiglia Ingrao per la presenza, che è presente anche Giulia, che ho visto la sorella Ingrao, per le belle parole che anche ha speso a favore della nostra comunità e della cittadinanza lenolese. Speriamo di vederci ancora e di ripetere queste emozioni con
il maestro Sparagna e con il suo gruppo, così come è avvenuto questa sera. Grazie. Io sono commosso di questa cosa che mi avete fatto, veramente sono molto contento e onorato. Musicista che canta le tradizioni popolari, è figlio della sua terra, e da stasera sono anche figlio di Vinola e sono molto molto contento, grazie. La signora vuole aggiungere qualcosa? Grazie a tutti, prendo anche il mazzo di fiori. Sì, grazie, anch'io sono molto contenta di aver partecipato a questa manifestazione. Ho avuto l'onore di conoscere più di una volta l'onorevole Pietro Ingrao. È stato sempre un incontro molto molto emozionante. Sono felice stasera di poter festeggiare insieme a tutti voi i suoi 100 anni. Grazie a tutti, buonasera. E io chiamo a caso, così da questo grandissimo coro che merita ancora un forte applauso, una giovane corista. L'applauso a lei, perché consegniamo adesso la targa al coro, sempre la nostra Morena, per questa consegna. Foto di scena, come dicono quelli che fanno la TV, e anche questa è fatta. Facciamo un bis, perché subito dopo le premiazioni continuano. A tutti!